che ti compete come contenitore. E quindi quello che succede, te ne prendi uno qualsiasi, gli aumenti il suo stato di coscienza e tutti gli stati di coscienza dei tuoi contenitori aumentano. Potevamo utilizzare, allora cosa fa Brian Weiss? Brian Weiss non cura nel passato, cura in un qualsiasi punto a piacere, da dove venga fuori il vero problema, la parte animica, e gli fa vedere la realtà, quello che la programmazione neurolinguistica dice: ti cambio la mappa del territorio, ti faccio vedere la realtà che te non sai vedere con occhi diversi. Ah, guarda com'è la parte animica, un po' cogliona, glielo devi far vedere le cose, se no cavalletta sì, alieno sì, e poi te fanno, i militari ti fregano. Uguale, la parte animica a volte non riesce a superare un trauma e un'esperienza, e te gli basta che gli dici: guarda che è così, vedi, guarda un po' com'è, se ti sei convincente e sei bravo, la parte animica capisce subito, non è che se lo fa ripetere 3 volte. Capisce subito e automaticamente tutti i contenitori e tutte le tue esistenze hanno risolto quel problema. Magari la parte animica avrà n.000 altri problemi, ma quel problema lì l'ha risolto. Allora la tecnica era la stessa. Noi cosa abbiamo fatto? L'abbiamo trasformata e l'abbiamo utilizzata sugli addotti. Vediamo se con l'ipnosi è possibile parlare con la parte animica e in un punto X dell'universo fargli capire questa cosa. E io avevo scelto il punto zero, cioè il punto iniziale. Quando la parte animica capisce, c'è un miracolo. Il miracolo che la tua realtà è cambiata. Cambia perché la realtà è legata alla coscienza. Allora, cosa vuol dire questo fatto? Vuol dire che se io ho questo foglietto in mano e vedo questo è un foglietto, per qualcuno questo è un foglietto, per qualcun altro questa è una farfalla. Vi posso assicurare che quello che lo vede come una farfalla non è un visionario. C'ha ragione anche lui. Lui ha la coscienza che questo foglietto è una farfalla e quindi in risposta il suo cervello e la sua mente trasformano archetipicamente il concetto di questa roba che vede in quello che lui crede che sia, farfalla. Questo prevede di fare un discorso del genere. Più io acquisisco coscienza, più qualsiasi cosa ho davanti nel tempo mi cambia. Io lo vedo in un modo differente da come lo vedevo 100 giorni fa. Vorrei fare quest'altro esempio. Prendiamo un album di fotografie. Lo apriamo e guardiamo le fotografie di 20 anni fa. Le guardi e dici: ma come sono diverse queste fotografie 20 anni fa? Quando le ho guardate mi davano un'impressione diversa. Ora ci vedi delle cose che prima non ci vedevi. Cosa dice la programmazione neurolinguistica fino a ora? E cosa dico io da ora in poi? Fino a ora la programmazione neurolinguistica diceva: la mappa è il territorio è la realtà, la mappa è la fotografia che ti fai della realtà. La fotografia che ti hai fatto in realtà diventa territorio non appena è stata stampata. È sempre lì, è uguale. Da quando l'hai fatta a oggi che la guardi, mica è cambiata la fotografia, è lì. Ah, bene. Allora, quando io guardo questa fotografia a 10 anni, non ho tutti quei prerequisiti che avrò a 90 anni. A 90 anni ho tutte le esperienze della mia vita, quindi è come se avessi migliorato la mia macchina fotografica. E quando guardo la vecchia fotografia ci vedo un sacco di cose che prima non ci vedevo. Dice così la PNL. Non è proprio così. Quello che è cambiato dentro di te, non sono tanto banalmente i prerequisiti, perché la programmazione neurolinguistica non riconosce differenza tra realtà reale e realtà virtuale. Non riconosce questa differenza, non fa differenza tra coscienza, spazio, tempo ed energia. La programmazione neurolinguistica dice che la realtà è una. A te ti appare in un modo diverso. Basta. Ma è ben diverso. Allora qual è il problema? Il problema, dal mio punto di vista, è che quello che cambia non è la fotografia che è rimasta sempre la stessa, non è neanche te che le tue esperienze ti hanno migliorato. È la tua coscienza che è l'unica cosa reale dell'universo che, interagendo con l'universo, ci sa interagire in un modo differente ed è in grado di vedere le cose in un modo molto più accurato di come non lo faceva prima.
anche i fisici si stanno sbattezzando su questa cosa, no? Il dualismo particella-onda, onda-particella, è legato proprio a questo tipo di operazione qui. A seconda di che punto di vista ti guardi l'universo che ti circonda, una cosa ti appare come un'onda o una cosa ti appare come una particella, e te in realtà devi sapere che non è né un'onda né una particella, ma tutte e due le cose in senso molto lato, molto lato. È perché l'unica cosa che conta, quello che fa l'esperienza, la cosa che fa la misurazione, non è l'apparecchiatura, è la tua coscienza. Se un fotone mi passa attraverso e mi illumina, la mia coscienza è quella che si è illuminata perché il fotone l'ha toccato. Se un fotone passa da laggiù a laggiù, io non me ne accorgo del fotone. Perché? Perché io non sono stato colpito dal fotone. Ma che cos'è che interagisce con il fotone? Dei miei assi? Lo spazio, il tempo, l'energia o la coscienza? La coscienza, perché lo spazio, il tempo e l'energia non ci sono, sono finti. Quindi quando io faccio una misura, non è la macchina che fa la misura, io credo che sia la macchina che fa la misura, ma è l'operatore che sta dietro la macchina, che è in grado di interagire con la macchina e crede inconsciamente che sia la macchina a fare la misura, e invece è lui a fare la misura. Senza l'operatore non c'è nessuna misura. È incredibile. È incredibile. Di questo fatto se ne sono già occupati i fisici quantistici all'inizio della quantistica, e non hanno risolto bene il problema come lo stiamo risolvendo ora. Hanno detto: c'è questo problema, non sarà che, perché loro lo dicono ma con termini diversi, che è la coscienza, il gatto di Schrödinger nella stanza, no? O io dico il bicchiere di vino nella stanza, te c'hai un tavolo con un bicchiere di vino rosso, no? Chiudi la porta, sarà sempre rosso. Apri, è rosso, ma quando è chiuso la porta com'è? Ecco, cioè, te capisci che stai facendo un discorso molto semplice. Chi è che fa la misura? È la tua coscienza. Non c'è altro. Sei te che sei cosciente di un qualcosa che c'è da misurare. Se no non lo misuri. E questo è il problema anche dei fenomeni paranormali, no? Ti passa un fantasma davanti e te non lo vedi. Perché non lo vedi? Non lo vedi perché non hai coscienza. Credi che i fantasmi non esistano, quindi non lo vedi. Ma se te hai coscienza che esiste un fantasma, quando ti passa un fantasma davanti lo vedi. Questo è l'aspetto della questione. E in tutte le cose è così. In tutte le cose. Allora, se questo è vero, noi possiamo utilizzare questa cosa per modificare lo spazio, il tempo e l'energia, cioè la visione che noi abbiamo dell'universo. Prendo quella donna dell'ultima esperienza che da fuori aveva fulminato il piccolo grigio, no? Lei aveva scritto, mi ha confessato, io non lo sapevo, un libro sulle sue esperienze di addotta. Ce l'ha scritte tutte. Io quando l'ho rimandata a casa alla signora di Padova, gli ho detto: mi fai un favore, mi vai a leggere il tuo diario, le tue esperienze con gli alieni, quello che avevi scritto, quello che ti ricordavi, poi mi telefoni e mi dici cosa ne pensi. Arriva il lunedì, questo mi sembra che sia un po' un giovedì, arriva il lunedì, martedì della settimana dopo, mi telefona il dipartimento, gli chiedo come sta, ah bene, sì, bene, l'energia, le cose, te lo senti subito quando il soggetto si è venuto fuori, perché c'ha quell'energia che prima gli succedeva qualcun altro, che ora è la sua. E gli chiedo: senti, l'hai riguardate i libri, le cose che hai scritto sulle tue esperienze con gli alieni? Sì, lo riguardate. Che ti sembra? Ma, fa lei, strano, sì, quelle cose le ho scritte io, però sembra che non mi appartengano come ricordi. Che cosa succede? Questa è una ganzata mega galattica. Certo che non gli appartengono come ricordi, perché questi ricordi non esistono più, non sono mai esistiti. Te lo ridico in un altro modo. Quando te guardi l'album di fotografie, oppure guardi nel tuo passato, non stai guardando in un passato statico, ma stai guardando in un passato dinamico, che si sta muovendo e modificando.